Questa sera, Caravino, la presentazione della Protezione Civile La Fenice. Da quando siete la Protezione Civile di questo comune? Di questo comune dall'inizio del 2018, approssimativamente nel primo semestre. Abbiamo chiuso la convenzione con loro dopo comunque 10 anni di collaborazione, perché spesso siamo impegnati presso il Castello di Masino per le attività del FAI. Quali sono le vostre competenze presso questo comune, quindi Caravino? Ma in modo particolare sono le manifestazioni ad alto impatto locale. Ovviamente l'amministrazione comunale ha necessità di essere sostenuta in caso di calamità o di emergenza. Una collaborazione che prima non c'era, che abbiamo in questo modo legalizzato, e quindi è possibile intervenire in questo caso presso il comune. Quantomeno non si sentono abbandonati a loro stessi. Quindi, oltre a Caravino, la Protezione Civile La Fenice è convenzionata con altri comuni. Quali? Siamo convenzionati anche con il comune di Lusiglie, di Feletto e di Borgiallo, quindi sono 4 i comuni convenzionati con La Fenice. Oltre ad operare in territori locali, La Fenice, quando richiesta dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, interviene in tutta Italia, giusto? Sì, sono già esperienze che abbiamo fatto dall'Emilia Romagna, la Liguria, l'Umbria, le Marche, non ci siamo persi niente, si può dire, dalle alluvioni ai terremoti. E le attività si svolgono sul territorio nazionale, perché queste sono state le attività fino ad ora svolte, ovviamente su richiesta del Dipartimento, ma sempre attivati dal coordinamento provinciale di Torino e su richiesta ovviamente della Regione Piemonte. Come bisogna fare per diventare volontario della Protezione Civile La Fenice? Per diventare volontario della Protezione Civile La Fenice ci possono venire a trovare in via del Maglio Antico 18 a Oglianico, tutti i venerdì sera dalle 21 in poi fino alle 23 circa, 24, oppure ci possono trovare e contattare su Facebook, sulla nostra pagina, sul nostro profilo, oppure abbiamo il sito www.protezionecivile.to. Per poter richiedere una convenzione, i comuni a chi si devono rivolgere? Possono rivolgersi nello stesso modo in cui ho detto prima, contattandoci tramite il sito o tramite il nostro profilo su Facebook, oppure telefonare al sottoscritto Capuano Leonardo. Trovano il numero di telefono in internet in quei due modi con cui ho descritto prima. Questa sera è stato presentato il nuovo sistema di comunicazione Alert System. Che cos'è questo sistema? Il sistema Alert System è un sistema di allerta tramite telefono di una società di Roma. Tramite un messaggio vocale viene avvisata la popolazione, ad esempio, di una possibile calamità naturale, piuttosto che dell'inquinamento delle falde acquifere o di tutte quelle cose che richiedono un'allerta immediata alla popolazione. Alert System, come si diceva prima, è un sistema telefonico che però non utilizza le linee del comune, che devono rimanere libere proprio perché la Protezione Civile o le autorità devono poter contattare il comune in caso di emergenza. Quindi i cittadini verranno avvisati tramite una chiamata telefonica al proprio numero di telefono personale? Esattamente, tramite il proprio numero di telefono fisso di casa, nel caso in cui siano iscritti negli elenchi telefonici pubblici, oppure nel caso di cellulari che vengano registrati presso il comune di Caravino tramite apposito modulo o tramite la pagina che è presente sul sito del comune di Caravino. La richiesta appunto per l'iscrizione a questo sistema è gratuita e viene fatta sul sito? Assolutamente gratuita e assolutamente ben accetta, anzi invitiamo tutti a farlo. Più sicurezza per il comune di Caravino dopo aver stipulato la convenzione con la Protezione Civile La Fenice? Allora, sicuramente il fatto di aver scelto una convenzione con un'associazione strutturata come La Fenice è sicuramente un valore aggiunto. Noi ci troviamo come comunità a dover fronteggiare tutta una serie di emergenze alle quali non siamo preparati, non siamo strutturati, non abbiamo i mezzi per poter rispondere a calamità naturali o anche solo
a dei danni che possono essere causati da noi stessi. Pensiamo a una buca particolarmente pericolosa, a una strada che deve essere chiusa per un lavoro di restauro, di manutenzione. Noi non siamo in grado di avvisare i cittadini, non siamo in grado di intervenire in maniera efficace. Noi speriamo, con la convenzione con la Fenice, che collabora con noi da anni per gestire le manifestazioni, quelle ad alto impatto, come possono essere le manifestazioni a Masino, di riuscire ad avere quell'autonomia con una piccola rappresentanza locale che possa far crescere il nostro comune nel senso della sicurezza. Un comune quindi con più sicurezza può permettersi di fare nuovi eventi. Quali saranno i prossimi eventi per il comune di Caravino? Come tutti gli anni ci saranno le manifestazioni, quelle ad alto impatto al comune di Masino organizzate dal FAI, ci saranno delle manifestazioni locali, penso al carnevale, in cui le nostre associazioni, la locale Proloco e le associazioni di volontari del soccorso potranno usufruire della collaborazione della Fenice, che da anni lavora su eventi ad alto impatto di traffico e che riusciranno così a dare un nuovo imprinting alle nostre manifestazioni.